Benitalia 2018, altro stand, altre novità, tantissime in questo caso. Siamo allo stand della Femo SRL, un'azienda giovane ma ben ferrata e con tantissimi prodotti a catalogo. Ci troviamo in compagnia del suo responsabile commerciale, Luca Bazzolero. Luca, buongiorno, benvenuto dinanzi alle telecamere di VenninTV.it. Buongiorno a voi, sono Luca Bazzoler, titolare della ditta Femo SRL. Siamo qui presenti al Vending Italia per la seconda volta. Il nostro intento è quello di proporre sempre prodotti innovativi, partendo dalle bevande all'aloe vera, che siamo ormai distributori da diversi anni, per poi passare a prodotti che arrivano dal sud Italia, delle bevande bevi più naturali, che è al bergamotto, alla cedrata, che hanno delle caratteristiche, diciamo, molto salutistiche, nel senso che sono senza conservanti, sono bevande molto buone, nel formato lattina, proprio ideale per il vending. Cerchiamo di abbinare, diciamo, abbiamo abbinato alle bevande anche, diciamo, dei prodotti, degli snack, sempre con caratteristiche, diciamo, molto fondamentali per noi, che rispecchiano, diciamo, un po' le richieste di questi ultimi tempi, cioè prodotti senza glutine, senza zucchero, made in Italy, perché crediamo molto nel made in Italy. E quindi siamo qua per proporre questi prodotti qua e vediamo che c'è molta richiesta da parte del pubblico. La gamma è davvero molto ampia. Riuscite a coprire dai prodotti specialistici e o di nicchia a quelli, appunto, senza glutine, con pochissimi zuccheri, adatti alla celiachia e così via. Intanto io devo chiederti, perché questa scelta, Luca? Ma questa scelta è stata sempre, diciamo, un nostro focus fin dall'inizio, fondamentalmente perché vogliamo proporre qualcosa di diverso da quelli che propongono gli altri, non che gli altri propongono prodotti, diciamo, però, diciamo, abbiamo voluto prendere una nicchia di mercato che vediamo che in questi anni sta rispondendo bene, perché sono prodotti, diciamo, che rispondono alle ultime esigenze di mercato. I consumatori sono sempre più attenti a quello che consumano, a quello che mangiano, a quello che bevono, e quindi vogliono, diciamo, anche lo snack, che è una cosa veloce, tra virgolette, deve essere sempre, la gente preferisce sempre farlo rispettando, diciamo, cioè mangiando e bevendo qualcosa che faccia anche bene, diciamo, oltre che essere buono. Negli ultimi minuti abbiamo visto molti di questi prodotti, quelli appunto da voi distribuiti e esposti qui in fiera. Devo dire che passiamo dalle olive ai lupini, alle patatine particolari, ai prodotti farinacei della Fiorentini, eccetera, eccetera, eccetera. Ma a catalogo esattamente quanti sono? Beh, a catalogo, fra bevande e prodotti, snack, dolciari, salati, diciamo che arriviamo circa una trentina di prodotti misti nelle diverse essenze, nelle diverse, diciamo, coniugazioni, gusti e compagnia bella. Siamo molto contenti di quello che stiamo facendo, penso e sono sicuro che la strada è quella giusta. Il mio intento è quello di ricercare sempre prodotti innovativi, con ingredienti innovativi, che abbiano sempre un aspetto salutistico, biologico, senza glutine, vegan ok, tutte queste cose che rappresentiamo nei prodotti attuali che abbiamo. Sono sicuro che il mercato mi darà ragione. E allora, per tutti coloro che sono dall'altra parte e si sono incuriositi, hanno detto: ma chissà se magari non posso essere cliente della Femo SRL, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui possono andare a scrivere per poter entrare in contatto con te o con altro responsabile commerciale, ma senza alcun impegno? Beh, il nostro indirizzo email, diciamo, quello più comune, è info@femosrl.com, oppure, diciamo, commerciale@femosrl.com.
Con questi due indirizzi email, diciamo, arrivate subito ai diretti interessati, i quali saremo subito pronti, diciamo, a rispondere alle vostre esigenze, alle vostre richieste nel minor tempo possibile. Luca, loro hanno preso nota, ora è necessario garantir loro, come dire, la credibilità di tutto quanto detto attraverso l'assaggio di una delle bevande che tu hai descritto. Quale proviamo? Proviamo la nostra bevanda a base di aloe vera. Ok, eccola qui. Una qua, te la apro. Sì, grazie. Perché altrimenti io non potrei, perché è impedito, tu invece non hai. No, 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 beviamo come la gran parte degli italiani, ce la godiamo esattamente. Alla tua salute. Grazie, un in bocca al lupo. E alla salute dei consumatori che sceglieranno aloe vera per poter essere inserita nei distributori automatici. Grazie. Grazie a voi. Noi continuiamo dopo l'aloe vera.